La manutenzione preventiva e conservativa degli ascensori è un'attività periodica essenziale per la loro sicurezza e funzionalità. Non si riduce a un semplice contratto di assistenza o a verifiche a distanza o su richiesta, ma consiste in una serie di indispensabili operazioni meccaniche, elettriche, idrauliche, che devono essere effettuate sull'impianto da personale specializzato, qualificato. La frequenza delle operazioni di manutenzione dipende dalle caratteristiche dell'impianto, dal tipo di utilizzo. Il numero di corse che deve effettuare ogni giorno sarà evidentemente diverso se l'impianto è installato in uno stabile ad uso abitativo o ad uso uffici, dalla sua anzianità di servizio e dall'usura dei componenti. Ogni azienda di manutenzione redige un programma di interventi specifici per ogni impianto che ne garantisca l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza. In Francia, per esempio, la frequenza minima di manutenzione degli ascensori, stabilita da una recente norma, è di una visita ogni 6 settimane. La documentazione tecnica, secondo la legge vigente in Italia, è custodita dal proprietario dell'impianto e deve essere tenuta presso i locali tecnici dello stesso impianto o presso gli uffici della proprietà dello stabile. Questa documentazione dovrà essere messa a disposizione degli enti o organismi di controllo durante le verifiche ispettive biennali, oltre che del tecnico della manutenzione per l'annotazione dei risultati dei controlli dei componenti di sicurezza, che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente, per legge, ogni 6 mesi. La manutenzione di una macchina destinata al trasporto di persone deve essere accuratamente pianificata, possibilmente con una procedura inserita in un sistema di qualità ISO 9000, ma soprattutto poi deve essere puntualmente eseguita da personale specializzato, con un orizzonte temporale che non può ridursi a pochi mesi, durante i quali nessuna azienda seria può impostare il lavoro necessario. Per agire, non si può attendere che l'ascensore si guasti, o peggio, che accada un incidente. La manutenzione degli ascensori è un lavoro che richiede grande esperienza, in quanto vi sono molte, diverse tipologie di impianti, alcuni anche molto antichi, e non sempre la documentazione e la disponibilità di ricambi originali è quella ottimale. In Italia, il personale che effettua operazioni di manutenzione sugli ascensori deve essere abilitato dopo un serio esame effettuato presso la prefettura che rilascerà il cosiddetto patentino. L'azienda che si occupa della manutenzione preventiva è anche quella che viene chiamata per le riparazioni dell'ascensore in caso di guasto. Le statistiche elaborate dall'ANACAM evidenziano che migliore è la qualità delle visite di manutenzione eseguite con una frequenza adeguata, minore è il numero dei guasti che si verificano sull'impianto e minori saranno anche i costi straordinari dovuti alle riparazioni extra contrattuali. In caso di guasto con persone bloccate in cabina, l'azienda a cui è affidato il servizio di manutenzione deve provvedere alla loro liberazione. Sugli impianti installati dopo il 1999 in base al decreto presidenziale 162/1999 è sufficiente premere il pulsante d'allarme per comunicare con il centro di soccorso che attraverso l'attivazione di un combinatore telefonico si mette in contatto con le persone in cabina e provvede a inviare il tecnico per il soccorso. Questo servizio, per legge, deve essere garantito dall'azienda di manutenzione 24 ore al giorno, tutto l'anno.
Anche se la manovra di emergenza per liberare i passeggeri può essere eseguita da persone appositamente istruite, è preferibile comunque attendere l'arrivo del tecnico appartenente all'azienda di manutenzione. Molti vecchi impianti non dispongono ancora di un combinatore telefonico e la richiesta di intervento viene effettuata da chi ha udito il segnale sonoro di emergenza attivato dalla cabina. Sarebbe auspicabile che tutti gli impianti, anche quelli installati prima del 1999, fossero dotati del combinatore telefonico in cabina, che garantisce una più sicura e immediata attivazione dell'emergenza. Il servizio di pronto intervento 24 ore è garantito da un'organizzazione aziendale certo più completa e professionale, anche se non a costo zero. L'ascensore è ritenuto uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, perciò se ne parla molto poco. Però questo livello di sicurezza fino ad ora è stato assicurato, soprattutto in Italia, da centinaia di piccole e medie aziende di professionisti indipendenti che con il loro duro lavoro quotidiano, senza farsi troppa pubblicità, hanno realmente garantito la sicurezza di tutti coloro che utilizzano gli ascensori.